Dio dice a ciascuno di voi, a ciascuno di noi, portatemi nel vostro cuore. E questo è il nostro desiderio. E poi facciamo questa processione stancandoci, soffrendo, in sgonto dei nostri peccati. Sant'Antonio da Padova, prega per noi. San Francesco da Paola, prega per noi. Thank you.
L'estate non è solo il tempo delle vacanze, del riposo, delle ferie, è il tempo nel quale le varie comunità, soprattutto quelle della costiera, festeggiano i santi patroni. C'è un legame molto intenso, molto forte con i propri santi, come si è visto stasera con la partecipazione dei fedeli, ma i santi più che ammirati vanno imitati nelle loro virtù. E Sant'Antonio di Padova e anche San Francesco di Paolo sono dei campioni che spingono certamente a vivere il Vangelo e a metterlo in pratica. La festa patronale è occasione perché il popolo e il popolo di Marina rinverdisca ancora di più la fede verso il Signore, guardando ai suoi santi patroni, San Francesco da Paola, Sant'Antonio da Paola. È importante oggi raddoppiare, rafforzare la fede. Guardate, viviamo in un mondo dove Gesù Cristo si sta mettendo sempre di più da parte, la fede si sta affievolendo, perché viene meno il timore di Dio, viene meno lo spirito di preghiera, viene meno il rispetto verso il Signore, la frequenza delle sante messe domenicali. Ricordati di santificare le feste. E poi l'umanità di oggi sta impazzendo veramente, lasciatemelo dire, andando appresso a Facebook, WhatsApp, telefonini qua, telefonini là,
non si legge più, non ci si guarda più negli occhi, non ci si parla nemmeno più. Noi vogliamo dire di no a questo modo di vivere, vogliamo ritornare a vivere in maniera umana e umanizzante, e questo vogliono i nostri santi da noi, una vita più umana, più umanizzante, piena di fede e di preghiera. Amen. Questa scelta, Don Alberto, di percorrere a piedi scalzi la processione, perché? Beh, noi sappiamo che le processioni sono processioni penitenziali, e ognuno lo fa per un motivo suo personale, per sciogliere un voto, per chiedere la conversione. Volete sapere perché? Ho chiesto al Signore di convertirmi ancora di più, di credere ancora di più. Ancora una volta siamo qua, ringraziamo la Madonna, San Francesco e Sant'Antonio, che abbiamo visto un altro anno della loro festa, una grande festa antichissima di Marina di Vietre, che si tramanda da padre e figlio anche per i portatori. Sono sempre una grande devota, sono nata con loro e finirò con loro.
Anche quest'anno lei percorre la processione a piedi nudi. Perché questo gesto? È un voto da ragazzina, perché io da piccola ebbi dei problemi di salute. E San Francesco e Sant'Antonio mi miracolarono e mia madre mi fece il vestitino come la loro di voto. E quando poi sono cresciuto un po' ho capito che mi hanno miracolato e sono oltre 40 anni che vado sempre a piedi scalzi per ringraziarli e lo farò sempre fino a quando vorranno loro. Allora, evviva! Viva San Francesco, viva Sant'Antonio e viva Santa Maria di Porto Salvo, saranno sempre con me, io proprio li amo. Percorro questa strada a piedi perché è un voto. Ho avuto dei problemi in passato e loro mi sono stati vicino e gli ho promesso che fino alla mia vita durante la processione la farò sempre così per il loro starmi vicino. È un voto, un dovere e un piacere. Processione molto sentita dalla popolazione, poi la congrega ha la tradizione di partecipare a questa processione, anzi apre la processione e quindi è un segno di collaborazione ovviamente tra congrega e parrocchia, per cui sta andando tutto bene, non è finita ancora ma sta andando tutto bene. Sì, che va più su, c'è la visione.
È stata veramente una serata partecipata dove diciamo, tutta la cittadinanza ha fatto sì di mettere in mostra la propria fede per i santi patroni di Marina di Vietri, San Francesco e Sant'Antonio. Spero che chi ha partecipato anche come turisti, diciamo, tutte le persone che frequentano Vietri, siano stati colpiti da tutta la serata e dalla processione. È una processione che è molto caratteristica questa di Marina e quest'anno ha avuto un'evoluzione ancora più caratteristica rispetto alle altre volte. È l'attaccamento che hanno i marinesi nei confronti dei loro santi, quindi bene così, l'amministrazione vicina a queste tematiche religiose e faremo di tutto per far sì che queste manifestazioni abbiano un successo ancora maggiore. È stato stancante, però è stata una serata che io definirei spettacolare, questo finale è meraviglioso, è davvero bello. La festa di Marina poi è particolarmente sentita perché svolge il mese di agosto, i santi sono San Francesco, Sant'Antonio e la Madonna di Porto Salvo e quindi c'è questa tradizione che si fa la seconda settimana di agosto su per giù ed è una tradizione che viene da lontano perché prima c'erano, diciamo, le persone non vivevano più a Marina, andavano via, poi tornavano nel mese di agosto e quindi è rimasta questa tradizione e che comunque porta una buona utenza di turismo pure assieme a quella che è la tradizionale processione. Ovviamente sono stati 10 giorni di festa, il comune ha partecipato per quello che è di sua competenza, abbiamo creato degli eventi, abbiamo creato degli spettacoli proprio a Marina e questa sera si conclude quella che è la processione, però l'estate continua e io spero che a Vietri possa arrivare sempre più gente. Io sono estremamente contento per tanti motivi, perché ho visto che il mio popolo ha proseguito dietro i santi veramente con tanta compostezza, con fede e ha fatto una processione con un profondo senso spirituale. Quando vediamo persone che pregano in questo modo i loro santi, allora possiamo dirci da cristiani, ma il Signore veramente opera. Il Signore, quando vede che nel cuore dell'uomo c'è un barlume di fede, il Signore opera nella vita del fedele. Ecco, il proseguire dietro ai santi vuol dire non ci stanchiamo mai di fidarci del Signore, guardiamo ai santi
che fede ha avuto Sant'Antonio, che fede ha avuto San Francesco di Paola. Allora i santi chiedono di essere imitati, allora i santi con la loro vita incoraggiano pure noi ad non abbatterci. Oggi tanti sono i problemi dell'uomo attuale, crisi del lavoro, crisi esistenziale, crisi di identità, e c'è bisogno di guardare a questi grandi campioni. Allora San Francesco di Paola e Sant'Antonio di Padova ci vogliono dare quel coraggio che spesso smarriamo, quella fiducia di andare avanti nonostante anche tutto, le problematiche di ogni giorno. Grazie a questi nostri grandi eccelsi protettori. E a me quello che è rimasto dopo questa processione lunga, faticosa, è tanta gioia nel cuore. Sì, da uomo e da sacerdote sono rimasto rinfrancato, rincuorato, e mi sento un pochino cambiato anche io. Quindi questa processione ha fatto bene anche a me. Figuriamoci poi al mio popolo, che io tanto amo, il mio popolo che io tanto amo. E vedo che anche il popolo di Marina si affeziona sempre di più a me. Grazie popolo di Marina, il vostro parroco vi ama e proseguiamo sempre avanti così nella fede e nella speranza. Amen.